gli SMT in trasferta. Siamo a Lucca. Siamo a Lucca. E appena arrivati tipo un'ora fa, però 3 ore per cambiarci. E per pisciare. No, 3 ore per trovare il posto perché abbiamo parcheggiato a Broni. Sì, siamo venuti a piedi. Salutate. Adesso chiamo Zan, il grandissimo Zan. Niente, adesso dobbiamo farci 18 km a piedi, giusto? Più o meno sì. No, non è vero, c'erano neanche 2,5. Perché tanto oggi a Lucca non faremo, cioè non cammineremo tanto. No. Stiamo seduti, mangiamo i noodle e andiamo. Esatto. Stanno cantando in giapponese. Growl giapponese è fatto così. Niente, sono le. Sono le 4 di pomeriggio. Sono già morto stanco. Mi sono già innamorato per la 20ª volta. Vero, io un po' meno, ma sì, anch'io. Ho smesso di contarle perché sennò finivo male. Secondo me sarà arrivata la 30ª. No, adesso no, però una 20ª easy. Tutte minchiate. E niente, ci vediamo dopo. Ciao. I wanna be like her.
Vabbè, cosa possiamo dire? 12 km di coda. Che dire? Sì. Ci sta? No, non ci sta. Gran bella giornata. Commenti, ragazzi? Colpa della Ile, ci siamo. No. Ha detto non saremo mai a casa per le 10:30. Eccoci. Ha buffato. Ce l'ha mandata. Che dire della giornata? Commenti a caldo. Gran bella giornata, piena di sole, piena di... Vabbè. Piena di sole. Tanti cosplayer, tutti molto belli, tra videogiochi, e manga, film, eccetera, eccetera. E tanti Jack Sparrow, ce n'erano infiniti. Te, Ile? Esito positivo 10 su 10. Prego. Ile, vieni avanti perché non ti si vede. Cazzo. Vieni ancora un po' avanti. Io vi ho fatto tante foto e sono stata ignorata bellamente. Stata buttata fuori dalle foto. Come giusto che sia. No, due foto le abbiamo. No, una foto. Una foto su. Perché una foto su 50? Op, si faccia avanti che così la luce la illumina dalla sua altitudine. Ci illumina d'immenso. Allora, giornata a mio avviso stupenda. Un po' più avanti, grazie. Allora. Opla. A mio avviso stupenda. Giornata stupenda. Ok. Una piccola pecca a mio avviso. Però puzzate, sappiate, no? Puzziamo. Ci sta. Ha fatto troppo caldo. Cioè siamo a novembre, Dio santo, dovevamo fare meno 20 gradi. Io con addosso una cazzo di ghilli. Avevo l'ho strizzato maglietta mimetica e probabilmente strizzerò anche la ghilli. Bene. E niente, mi sono illuminato, mi sono fatto la foto con il mio bellissimo idolo Moccia. Che non è quello che scrive i libri per le ragazzine. Ah no? No. Ah, oh, peccato. È un youtuber. Giusto? Sì, yes. Sì. Okay. Il signor Salinas. Signor Salinas. Allora, ha detto bene. Sì. Io sono stato contento. No, la tengo io. Lei guida. No, perché avevo. No. Tanto mi si vede, guarda. Aspetta, una cosa di cui sono contento io. C'erano parecchi cosplayer vestiti da militari, ma. Più seri eravamo noi. Non ce n'era, cioè. Confermo, dai. Non c'era paragone. Io con la ghiglia e loro due abbiamo spaccato proprio. L'omino Vermino, abbiamo, sei quello di Resident. Sì, abbiamo fatto un tratto 200 metri, non riuscivamo a fare 4 metri in fila senza doverci fermare a fare delle foto. Fumi dopo. Fumi dopo, non cazzo. Non fumo neanche. Bravo. Non me l'ho fumato in vita mia. Ok. Sì, fumare. Fatto io? Neanche, ero un frame, ho fatto così. Tocca a me? Assolutamente. Sì, è 3 ore che sta toccando. Assolutamente. Vabbè, sto qua mi interrompe. Ti interrompo. H lo può fare. Tanto è muta. Mi togli il pezzo del fumo, sì, grazie. In realtà in SMT c'è l'H, ma non si sa bene dov'è. È muta. È muta. SMT. Niente, giornata piena di figa. Quello che volevo dire io. Mi sono innamorato tipo una trentina di volte. Solo? Cioè, ho dedotto un trentina, ma non si sa il numero esatto. Ogni foto che abbiamo noi, lui era. Mi ricordo che c'era un gruppetto, questo non lo sa nessuno, un gruppetto di quattro ragazze. La prima, ho detto, mi sono innamorato, poi c'era l'amica dietro, pure di te, tutte e quattro. Poi passavamo. Di Miguel, ma noi andiamo tipo, sì, adesso giriamo per Ti Amo. Sì. Cos'è? Oppure mi parlavano, io non li cagavo proprio perché guardavo altro, come giusto che sia. Ma cosa mandavo? Un panino con la cotoletta? Io ti adoro, ti amo assolutamente. Io ti sposo. Che cazzo voleva dire? Però ci sta. Ho fatto un po' di foto con delle gargiulle. Ci sta. Delle gran belle ragazze, sì, delle ragazze molto carine, molto si carine, può dire così, molto fine carine per youtubers, eh? Esatto. Vabbè, non erano per forza biotte, erano vestite bene, erano delle ragazze molto carine. Sì, ma tanto poi ci saranno le foto, quindi. A mio avviso ha vinto Poison Ivy. E chi cazzo era? Ma come? Quella che ha detto che dei tre ero più figo io. Ma chi? Ma quando? All'inizio, quella che ti ha dato il numero, che ti sei preso il numero da dargli la foto. No. E la seconda. Quella era una bella ragazza. Beh, anche la seconda, anche quella, zombie nella cage. Anche quella che c'aveva la maschera, che abbiamo fatto la foto io. Ah, quella lì è una cyber goth. Io ho detto, anche se c'hai la maschera e non ti si vede il fiso, sei figa. Gli hai proprio detto? No.
Ah, ok. Io te l'ho detto a te. Ah, sì, sì, è vero. Si capisce dagli occhi. Dagli occhi capisci se uno è figa. E poi io vado a fare la foto anch'io dopo che l'ha fatta lui. Ma scusa, ma devo sparare anche a te? Ma fa cazzo botta, che vuoi. Dicendogli so bot a me, lei magari ha detto Diukan. Diukan. Questo magari lo tagliamo. Abbiamo da parte un tedesco, ragazzi. Bella Frosinebra? Ah no. Bella Krauti? Allora Raus Kronienab. Almeno la D in Europa è la Germania, giusto? Sì, sì, allora è tedesco. Vabbè. No, è la D. No, comunque. Vabbè, dai, tornando seri. Tornando seri, è la mia prima volta a Lucca e mi sono divertito tantissimo. No, vabbè, cercando di tornare seri. Era la mia prima volta a Lucca ed è stato veramente una gran figata. Ho camminato un botto, mai più. Verrò col motorino la prossima volta. O comunque, se non vengo in motorino, magari dormo le mie 9 ore prima e non come 3 ore stanotte, cioè ieri notte. Quindi. Io mi sono preso del pirla perché sono andato a letto a mezzanotte. Porca troia. No, ma io ero a casa tipo all'una e mezza. Poi, siccome avevo preso un caffè, 3 caffè shakerati. Non... Figa così hai dormito. Ero così e allora ho incominciato a mettere della trap violenta con l'iPhone. Fino alle 3 ho tirato, poi sono arrivati i miei a casa alle 3. Sì. I suoi sono più giovani di lui. Mi dispiace. No, non fare così. Poi niente. Sinceramente mi aspettavo ancora più il cosplayer. Cioè ce n'erano tanti, ma me ne aspettavo ancora di più. Ma sai perché? Perché dovevamo fare tutti i giorni. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì. Ecco, infatti gli ho detto a lui: mi piacerebbe molto tornare a Lucca. Salute. Salute. Mi piacerebbe. Tagliamo? Non lo so, vedrò. No, dai. Mi piacerebbe molto tornare a Lucca, però non quando c'è Lucca Comics, perché siccome mi esalta vedere la città, però con Lucca Comics non potevamo, perché uno era pieno di figa, quindi non potevi guardare i monumenti. Di la verità. Secondo, ogni due per tre ci fermavamo per fare le foto. E poi c'erano tutti questi miei negozi stupendi di scarpe. Cos'è, Zalando? Per me c'era anche quello. Volevo contribuire. Ci sta? Ma come giornata ci sta, da rifare ovviamente. Sono anche tanti panini, tanti stand. Da rifare però secondo me tipo di più, non solo noi quattro, anche gli altri ragazzi di Softair. Un pool, cioè, tipo, un pool, veniamo un pool con, di figa. Con no. Ah, vabbè, quello è ovvio. E devo farvi le foto. 5-6 amici maschi, tutti, tutto il resto degli sedili liberi. Mascaretti, Piacenza. Un ballato di figa. Vabbè, con questo potremmo anche belle chiudere. Noi siamo ancora in fila, arriveremo a casa tipo per l'anno prossimo per Lucca Comics 2015. Arriviamo a casa e torniamo indietro. E niente. Sì, 12 km col binocolo. Quanti ne abbiamo fatti? 6, 7? Non lo so. 25. No, guarda che 12 li abbiamo già fatti. No, quest'anno li abbiamo fatti. Secondo me ne abbiamo fatti 6 neanche. Secondo me è di più di 6. Nazvidonis. Mi si vede la pelata da Dio, è bellissimo. Sì, guarda, se tu ci guarda, guarda, c'è una pelata illuminata. Se non metti la prima è dura che partiamo. Sono il numero uno. Guarda, guarda, c'è la pelata illuminata. C'è una cosa che non doveva essere illuminata. La pelata. Sei divino, come Gianni. Sono? Sei divino come Gianni. Nel senso che si è fatto con il vino. Ah. Dopo questa perla orrenda di Paolo potremmo anche chiudere. E so cos'è, so ragna, so Renzi, Sorrate. Sorrate.